È uno dei vini più famosi al mondo. Adesso il Chianti classico vuole essere sempre più espressione di uno dei territori più belli della Toscana. Per TG2 di Vino, Rocco Tolfa. I paesaggi sono mozzafiato, valli, collini, pendii rocciosi e vigne disegnate dalla mano dell'uomo in centinaia di anni, una bellezza unica. In questa terra si produce un vino famoso in tutto il mondo, il Chianti Classico, un vino che sempre più vuole raccontare il territorio da cui proviene. Da qui la scelta di menzionare nell'etichetta la zona da cui arriva una bottiglia. Il nome è un po' burocratico, unità geografiche aggiuntive. Spesso coincidono con il nome del comune oppure con una porzione di territorio ben identificata. Perché questa scelta? Per andare a soddisfare un desiderio crescente da parte dei consumatori, quelli più esperti, più appassionati, che vogliono conoscere più in profondità il rapporto che lega un vino al suo territorio d'origine. Legame più forte tra i vini e la terra in cui vengono coltivate le uve, piuttosto che limitarsi a indicare vitigno e annata. I metodi di coltivazione, quelli di produzione, di invecchiamento, le varietà, tutte cose che si possono trovare anche in altre zone viticole in giro per il mondo. Il territorio no, il territorio è quello che marca in maniera indelebile un vino e quello che lo rende unico. È anche un rafforzamento del legame con le tradizioni e la storia del territorio dove si produce il Chianti Classico, una mossa che serve a differenziarlo anche dagli altri Chianti. Portare il territorio vuol dire portare dentro un vino l'emozione perché il territorio fa vibrare l'anima, perché il territorio è ricco di storia, di tanti valori che con la vigna vengono portati attraverso il grappolo nel bicchiere. La denominazione si estende a partire dal sud di Firenze per arrivare quasi alle porte di Siena. 7.000 ettari coltivati a vite su un territorio di 70.000 ettari, dove c'è un gran rispetto della biodiversità, con foreste dove c'è un intreccio di querce, castagni, pini e cipressi. Le strade, spesso bianche, sono strette e piene di tornanti, amate dai ciclisti della domenica. Qui il Sangiovese dà espressioni uniche. Il Sangiovese è un vitigno meraviglioso che si fa altamente influenzare dal territorio. Cosa vuol dire che un vitigno deve rappresentare un territorio? Quando è capace di esprimere all'interno della bottiglia le sensazioni che arrivano dal terreno, dal microclima, dall'esposizione di una vigna. E questa è una caratteristica bellissima del Chianti Classico, perché ha tanti piccoli territori al suo interno, ognuno in grado di esprimere delle peculiarità diverse che fanno un racconto incredibile per l'intera denominazione. E come un appassionato può riconoscere nel bicchiere il territorio? Deve cercare l'amore che il produttore riesce a donare al suo pezzettino di terra.